Alcuni giornali ieri in pompa magna avevano annunciato Facebook sta cancellando delle cose che scrive Salvini perché sono istigazione all'odio e questo per mezzo di una denuncia di un professore universitario che ha 25 anni, che vive in Italia e ha denunciato al portale Facebook l'incitazione all'odio da Salvini e dei suoi utenti iscritti. A me la cosa era sembrata subito abbastanza strana. Infatti ho fatto proprio ieri un video dicendo: ma Facebook sta cancellando contenuti a Salvini, ma sarà vero? Però il giornale, come il Corriere della Sera, l'aveva messo già in posizione centrale, come dire: ecco, avete visto quel cattivone cosa sta facendo? Sta condizionando le menti deboli e le sta portando verso l'odio dei suoi simili, e non c'era niente di vero. La bella storia del professore universitario straniero da 25 anni che denunciava Salvini, ossessionato tutto il giorno a denunciare questa pagina a Facebook e ogni contenuto, Facebook dice: no, guardate che non è vero niente. E dicono: non abbiamo bloccato dalla pagina di Matteo Salvini nessun commento del politico, nessuna sua fotografia. E così si conclude il tormentone estivo sul presunto intervento di Facebook sui post appunto messi dal vicepresidente del Consiglio. Il professore universitario e giornalista si chiama Ogongo, Stephen Ogongo, fondatore del movimento antirazzista e mediatore culturale dell'associazione Cara Italia. Secondo lui, Facebook aveva cancellato per la prima volta dei post di Salvini, ma non era vero. La notizia sarebbe effettivamente stata quella di leccarsi i baffi e tastiere, nel senso che lui dice: questa è una prima vittoria, un inizio, un cambiamento epocale, l'inizio dove i social network stanno capendo e stanno seguendo le denunce, invece non c'era nulla di questo, nulla di questo. E lui aveva anche mostrato una fotografia della risposta di Facebook, che però è stata tergiversata questa risposta, perché la risposta dice che non si è ravvisato nulla. Ma l'attivista straniero aveva non segnalato qualche post, lui voleva proprio fargliela cancellare, la pagina Lega Salvini Premier. E ha cercato di farla cancellare con la motivazione incitamento all'odio e rivendica di aver fatto eliminare quattro post. Però Facebook dice: non abbiamo rilevato la rimozione di alcun post da noi prodotto, né abbiamo ricevuto da Facebook comunicazioni riguardo la rimozione di contenuti prodotti dalla pagina, come di norma avviene in questi casi, replica la Lega. Quindi una notizia falsa autoprodotta da questo signore che probabilmente, io credo, che non è in malafede, io credo che abbia confuso quello che gli ha scritto Facebook. E abbia visto magari qualche commento cancellato, perché se io posso denunciare il commento di un'altra persona e Facebook lo cancella se vede degli insulti, ma non vuol dire che quel commento è stato cancellato perché lui ha denunciato la pagina per razzismo. È un utente che denuncia un altro perché lo ha insultato o perché ha visto delle parolacce, un colloquio non consono e Facebook cancella il commento. Ma ricordiamoci che non si può essere responsabili di quello che scrivono gli utenti. Anch'io nel mio canale ho 2-3 mila messaggi al giorno. Io non sono responsabile di quello che scrivono gli utenti. Infatti, se fosse così, non esisterebbe neanche YouTube, sarebbero tutti i canali cancellati, perché voi utenti potete denunciare un altro utente, perché il messaggio non, secondo voi, ha delle caratteristiche che non sono normali, non sono consone, sono aggressive, insulti. Quindi voi potete denunciarlo e poi YouTube o Facebook valuterà se è veramente come dite voi o no. Quindi non c'è il responsabile, la persona che ha una pagina. È come la signora, la ex professoressa che ha insultato il carabiniere sul gruppo di Facebook Sei di Novara Se. E cos'è? Responsabile la persona che ha creato il gruppo? Ovviamente no. Che fa? Sta lì 24 ore e assume 10 persone
attenzione, ogni post all'istante controllatelo, cancellatelo in pochi secondi, se no finiamo nei guai. Non ha senso, ricordatevi che non è il responsabile di aver, non è responsabile la persona che crea un gruppo di quello che gli utenti vanno lì a scrivere. Gli utenti sono gli unici responsabili. Poi, se voi create un gruppo che istiga all'odio, Facebook autonomamente, anche senza segnalazioni, sta ripulendo la piattaforma di tutte queste. Di tutti questi pseudogruppi razzisti, omofobi, eccetera, eccetera. Potete farlo anche su segnalazione. Questo Ogongo ha segnalato la pagina di Matteo Salvini, il team di Facebook l'ha controllata e non ha ravvisato nessun razzismo, non è una pagina razzista. Quindi, caro signor professor Ogongo, si metta il cuore in pace e provi a indirizzarsi verso magari pagine che sono veramente razziste, che incitano all'odio. E così Facebook risponde esattamente a Ogongo e dice: lo scorso 25 luglio abbiamo inviato ad un utente che aveva segnalato la pagina Lega Salvini Premier una notifica che confermava la violazione dei nostri standard della comunità. Questa violazione era relativa ad un post effettuato da un utente sulla pagina e non dall'amministratore stesso della pagina, proprio quello che dicevo io. E Facebook ha tenuto a ripulire la sua reputazione, perché dice: noi non stiamo difendendo nessun politico razzista, non stiamo coprendo nessuna pagina e poi non abbiamo cancellato nessun post a Salvini reputandolo razzista, perché abbiamo semplicemente cancellato il post di un utente. Ma sono migliaia, un lavoro che ci vorrebbero non so quante migliaia di dipendenti solo per controllare la pagina di Salvini per tutti i commenti che ogni secondo arrivano più di un commento al secondo nella pagina di Salvini. Immaginatevi, poi se voi volete mettervi lì a fare il polizia del profilo di Salvini perché lo odiate, volete distruggerlo, mettetevi lì e denunciate tutto il giorno, però correte il rischio che dopo un po' di denunce, che risultano magari o infondate o troppe denunce, Facebook stesso vi blocca e vi cancella voi perché diventate persone già più non gradite, moleste, e capiscono che il vostro comportamento è dettato da dei fini diversi o dei fini che non sono proprio quelli di voler difendere la parolaccia. Quindi non è stato censurato e non è stato silenziato Salvini in nessuna sua fotografia, in nessun suo post. E lui ovviamente festeggia su Twitter e dice: tutto falso, ovviamente, gli piacerebbe censurarci, ma così non sarà. Viva la libertà della rete! E Facebook si scusa per aver creato della confusione. Ma non è stato Facebook ad aver creato la confusione? Chi è che ha creato la confusione? Questo articolo che io vi ho riportato è adesso sul Corriere della Sera. Che cos'è successo? Ogongo ha detto, si è confuso. Vabbè, tutti si possono sbagliare. Ha interpretato quello che diceva Facebook come qualcosa nella sua direzione, nel suo pensiero, ma non era così. Forse gasato o forse offuscato dall'odio verso il vicepresidente del Consiglio, ha interpretato ottimisticamente questa comunicazione di Facebook e l'ha travisata completamente. Ma io credo in buona fede, non credo che ci sia stato nessun. Io credo assolutamente che il professore in buona fede non abbia capito la risposta di Facebook. Ma dove è stato l'errore? L'errore è stato che è stato il Corriere della Sera che ha pubblicato ieri in pompa magna questa notizia. Censurano a Salvini le cose che dice su Facebook, tra virgolette, istigazione all'odio, bello grande sul Corriere.it online. Adesso che si sono accorti, perché Facebook subito ha smentito la bufala, si sono praticamente con questo articolo che io vi ho menzionato e si sono scusati dicendo: no, guardate che Facebook si scusa. Non è che Facebook si scusa, dovreste essere voi a scusarvi. Voi, per non aver verificato in maniera accurata questa notizia, avete creduto al primo che vi ha contattato: hanno chiuso dei contenuti. Ma chi ve lo ha detto che l'ha chiuso? L'ha detto Gogongo? Voi lo conoscevate? Quale credito date a quest'uomo? Solo perché vi contatta e vi dice: hanno cancellato a Salvini delle foto, sono stato io?
E voi credete al primo che vi dice così? E se io vi dico hanno cancellato a Renzi tutti i contenuti perché dicono che è un razzista, voi ci credete e fate un articolo sul Corriere giusto perché dovete offendere Salvini, aggredirlo? E così non si fa. Così non è. Che deontologia professionale è questa, eh? Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.